Da una circolare a ciclostile redatta da Rodolfo Morandi alcuni giorni prima dell'insurrezione dell'aprile 1945. La lotta di liberazione è entrata nella sua fase finale. La certezza di non aver scampo se non nella reazione monarchico-capitalista che ha risollevato la testa nell'Italia meridionale e tenterà domani di dominare la spinta delle forze popolari e progressiste dell'Italia del Nord, induce il fascismo ad opporsi con disperato furore alle forze della liberazione. Questa è la ragione che scioglie ogni dubbio sulla necessità di schierare le nostre forze in una prova destinata a costituire l'affermazione decisiva del diritto al potere della classe lavoratrice. L'insurrezione popolare non è e non può essere in questo momento la rivoluzione, ma se non può direttamente scaturire da essa il nuovo ordine socialista, essa deve costituire un atto dietro il quale non si torna e non si può tornare. Combatte il partigiano, aprile 1945. La decima divisione della quinta armata americana con il gruppo italiano Legnano e la terza divisione del corpo di spedizione polacco forzano il passaggio attraverso l'Appennino tosco-emiliano e s'affacciano sulla pianura padana. È l'inizio della fase conclusiva della campagna d'Italia. Conclusiva solo se le 25 divisioni tedesche, dislocate con i loro alleati fra Tirreno e Adriatico, non riusciranno a costituire lungo l'ansa dell'Adige un nuovo schieramento. Insieme con l'ordine di offensiva generale data alle sue truppe, il comandante della Quinta Armata, generale Clark, dirama un messaggio alle formazioni partigiane. Non lasciatevi tentare di agire prematuramente. Quando verrà il momento, ciascuno di voi e tutti voi sarete chiamati a fare la vostra parte. Bologna, tardo pomeriggio del 20 aprile. Il Comando Unico Militare Emilia-Romagna ordina l'immediata insurrezione. Notte sul 21 aprile. Il comando della prima divisione Modena M, 9 brigate, 3.500 uomini, emana l'ordine di operazione 518 UO. Eliminare e sgominare i presidi nemici che si incontrano su tutti gli obiettivi d'attacco, evitando che tali forze possano ritirarsi per costituire nuove linee di resistenza. 21 aprile all'alba. Le avanguardie alleate entrano in Bologna, già nelle mani dei patrioti, e prendono in consegna un migliaio di prigionieri. Nel Delta Padano, azione congiunta di reparti dell'ottava armata della Cremona e della 28ª Brigata Garibaldi al comando di Bulov. Noi garibaldini raggiungiamo Taglio di Po, mentre gli inglesi e il gruppo di combattimento Cremona dalla zona di Comacchio si spingono fino a 14 km da Ferrara. 22 aprile. Da nord-est e da sud i partigiani convergono su Modena. Prendono d'assalto la questura, le carceri di Santa Eufemia, la centrale elettrica, le fabbriche Maserati, gli uffici della Federazione Fascista. Tedeschi e fascisti resistono asserragliati nell'Accademia Militare. Nello stesso giorno sopraggiungono le colonne avanzate della Quinta Armata. Nei combattimenti in città i patrioti hanno avuto 37 morti, i tedeschi 215. Lunedì 23 aprile. Di ora in ora la lotta si inasprisce lungo la via Emilia e le vie trasversali che dagli Appennini conducono al Po. Tedeschi e fascisti che ripiegano di fronte all'avanzata degli alleati vengono bloccati o assaliti dalle formazioni partigiane. Altri, mentre si sottraggono agli attacchi partigiani, urtano contro le avanguardie alleate. Milano. Il CNAI, Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, decreta: ogni distruzione di beni economici, porti, impianti industriali, impianti elettrici, centrali telefoniche, vie di comunicazione, mezzi di trasporto, ammassi alimentari, eccetera, costituisce crimine di guerra. Chiunque ordinerà, eseguirà, agevolerà e in ogni modo renderà possibile una delle suddette distruzioni sarà considerato personalmente responsabile.
è perseguito come criminale di guerra. Genova, ore 20:30. Noi del Comitato di Liberazione e i membri del Comando Militare Regionale Ligure siamo riuniti in un locale dell'Istituto San Nicola in circonvallazione a Monte. L'alternativa è la seguente: dare il via all'insurrezione senza il concorso delle formazioni partigiane ancora dislocate sui monti, oppure attendere che le formazioni partigiane compiano i movimenti previsti dal piano insurrezionale, con il rischio che i tedeschi nel frattempo attivino i loro piani. Vagliate le informazioni e i rapporti, il CLN Ligure all'unanimità decide l'insurrezione. Popolo genovese, insorgi! Nelle officine, nelle piazze, negli uffici, le forze sane della nazione, le forze degli antifascisti militanti, i nostri gloriosi partigiani prendano il potere ed instaurino l'ordine democratico alle dipendenze del CLN. Popolo genovese, il mondo ci guarda. Dobbiamo riscattare l'umiliazione, dobbiamo meritarci la libertà. Genova, notte sul 24 aprile. Gerarchi repubblichini scompaiono, ad eccezione di alcuni reparti della Guardia Nazionale Repubblicana, GNR, e dei 1500 marò stanziati nel porto. Qui, nella notte, hanno luogo i primi scontri. I matrosen del capitano di vascello Berninghaus tentano di dare esecuzione al piano di distruzione, ma i fornelli di scoppio sono stati in gran parte sminati dalle SAP, squadra di azione patriottica portuali, che hanno reso inamovibile la portaerei Aquila destinata ad essere affondata all'imbocco del porto. Il generale Gunther Meinold fa pervenire al CLN la seguente proposta: lasciateci evacuare indisturbati, noi in tal caso desisteremo dal distruggere i vostri impianti. I GAP, gruppi di azione patriottica, bloccano i telefoni dei comandi nemici, idem per l'acqua e la luce, abbattono tralicci della linea ad alta tensione fra la centrale di Spigno e le sottostazioni che alimentano la rete ferroviaria del compartimento di Genova. Asportano pezzi essenziali al maggior numero possibile di motrici. Genova, primo mattino di martedì 24 aprile. Tre squadre della brigata Bellucci muovono lungo i portici di via 20 settembre all'attacco dell'albergo Bristol, sede della Kommandantur. Sono fermati dal tiro incrociato delle armi automatiche. Attorno al Bristol gli scontri a fuoco si moltiplicano nelle vie, si estendono di casa in casa, di tetto in tetto. Parte della stessa brigata accorre in piazza De Ferrari, dove transita un'autocolonna con 300 tedeschi. I primi camion carichi di munizioni vengono fatti esplodere. Il nemico risponde con il tiro dei cannoni anticarro, alzo zero. Sul selciato, intorno alla fontana, negli androni, molti morti, moltissimi feriti. L'autocolonna non passa, in parte ripiega, in parte si disperde o si arrende. Milano. Cessa di arrivare il bollettino di guerra tedesco. Il Corriere della Sera ripubblica quello del giorno precedente. I ferrovieri sono spariti in seguito all'ordine di sciopero a oltranza diramato nella notte. Spariscono anche i militi della ferroviaria. Genova. Ai quattro comandi di settore, Sestri Ponente, Valpolcevera, Genova Centro e Albaro Nervi, è un continuo affluire di cittadini sparsi o a gruppi armati di fucili, mitra, bombe a mano già dei fascisti. I 3.000 inquadrati nelle SAP diventano 4-5 volte tanti. Vengono occupati il palazzo del comune, i telefoni, la questura. Vengono eliminati gran parte dei presidi tedeschi di Sestri Ponente, Ponte Decimo, Bolzaneto, Rivarolo, Quarto dei Mille. Dalle celle delle carceri di Marassi, prese d'assalto, escono i detenuti politici. Molti portano i segni di recentissime torture. Uno di essi, il socialista Faralli, viene nominato prima di sera sindaco di Genova. Sesta zona, sul mezzogiorno del 24. Patrioti della sesta zona, stiamo per marciare su Genova. I tedeschi fuggono precipitosamente verso il nord. A noi spetta di rendere più dura e disastrosa la ritirata. I fascisti sentono che l'ora della resa dei conti è giunta. Bisogna che nessuno di questi criminali possa sfuggire alla nostra giustizia. Da Savignone, il generale Meinold manda a dire al CLN: se i partigiani non sospenderanno i loro attacchi, egli, generale Meinold, primo, farà distruggere le installazioni portuali, secondo, farà bombardare Genova con le sue artiglierie dalle potenti bocche da fuoco piazzate a Montemoro e dalle artiglierie dei forti Belvedere, Coronata, Granarolo, Righi, dominanti la città e i suoi sobborghi. Rispondiamo.
Se il generale Meinhold attuerà tale rappresaglia, primo, detto Meinhold sarà giudicato come criminale di guerra, secondo, i prigionieri tedeschi, già più di un migliaio, saranno passati per le armi. L'insieme delle divisioni facenti capo al Comitato Regionale Lombardo è in movimento. Nella città che era stata la capitale della prima libera repubblica, Domodossola, sono entrati i garibaldini della Brigata Comoli. Dalla Valsesia, Moscatelli invia un messaggio. Tutta la Valsesia libera è pazza di gioia. Noi attacchiamo ora Borgomanero e puntiamo su Novara. Arrivederci a Milano. Reggio, ore 17. Penetrano in città due battaglioni della 24esima Brigata e uno di Fiamme Verdi. Tre ore più tardi, con il concorso del 133esimo Fanteria e della 34esima Divisione statunitense, tutti i centri di resistenza nemica vengono sopraffatti. Da 24 ore si combatte la periferia di Parma. Tortona. Sin dal mattino è stato attuato lo sciopero generale e la popolazione è insorta. A suo rinforzo sono giunti alcuni distaccamenti della Brigata Arzani dell'Oltrepò Pavese. Verso il tramonto un maggiore tedesco e un colonnello fascista firmano l'atto di resa davanti ai partigiani Carlo, Ras, Giorgio e Paolo. Per ridurre l'umiliazione chiedono che il disarmo dei loro reparti avvenga durante la notte. Sera del 24 aprile. Il CLN e il Comando Militare Regionale per il Piemonte diramano il messaggio. Aldo dice 26 per 1. Significa attuare il piano insurrezionale e attaccare il capoluogo da ogni lato alle ore 1 del 26. A Milano, nel palazzo della prefettura, Mussolini tiene quello che sarà l'ultimo suo rapporto. Verona. Unità statunitensi sono a pochi chilometri dalla città. Il quotidiano fascista L'Arena lo ha così annunciato. La storia è con noi. Annibale è alle porte di Roma e non la conquista. Agilulfo è spinto dalla parola di Gregorio Magno. I turchi giungono sotto le porte di Vienna e sono sconfitti dal principe Eugenio. Quando tutto sembra perduto, quando ogni speranza sembra crollata, qualche cosa di misterioso interviene a dare un corso improvviso alle cose. Ecco perché Hitler non si scoraggia. Nella notte i soldati di Hitler fanno saltare 10 ponti sull'Adige, tra i quali il ponte romano e quello scaligero di Castelvecchio. Notte dal 24 al 25 aprile. In tutta la Liguria, il Piemonte e la Lombardia, le formazioni del Corpo Volontario della Libertà muovono a marce forzate verso i loro obiettivi. Si scontrano nell'oscurità con colonne nemiche anch'esse in movimento. Alcune di queste, impossibilitate a procedere, si organizzano a difesa nei centri abitati, nelle gallerie dei valichi, intorno ai propri automezzi. Altre cercano uno sbocco cambiando direttrice di marcia. Le formazioni della terza, quarta e quinta zona puntano in direzione di Torino, quelle della Valsesia e dell'Ossola investono Vercelli e Novara, quelle dell'Oltrepò Pavese si avvicinano a Voghera e Pavia. Tra Busalla e Pontecurone, la divisione Garibaldi Pinanci-Chero si va schierando per l'attacco decisivo su Genova. Mercoledì 25 aprile. È il giorno in cui l'Armata Rossa entra in Berlino e, superata l'Elba, si congiunge con gli anglo-americani. Milano. Nelle vie del centro passano a grande velocità autocarri carichi di militi con i mitra puntati. Dall'Oltrepò Pavese cominciano a giungere gruppi di fascisti in fuga. Da molteplici indizi si capisce che questo giorno, per le sorti della città, sarà decisivo. Il CLN Alta Italia, riunito nel collegio dei Salesiani di via Copernico, approva all'unanimità il proclama presentato dal comitato insurrezionale. Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire. Immediatamente dopo, l'ordine del CNAI viene diramato a tutte le fabbriche e a tutti i centri nevralgici della città e della provincia. La mattina stessa del 25 aprile, lo sciopero dei tranvieri comincia a paralizzare Milano. Squadre armate entrano in azione nelle vie della città. In tutte le fabbriche scatta il dispositivo preparato per l'insurrezione. Alla Pirelli, alla OM, alla CGE e in molti altri stabilimenti si combatte. In nome del popolo italiano, il Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia assume tutti i poteri civili e militari. Proclama lo stato di eccezione in tutto il territorio di sua competenza. Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti.
I loro membri devono abbandonare il loro posto immediatamente e recarsi nei campi di concentramento in attesa dell'accertamento delle rispettive responsabilità. Tutti gli appartenenti alle forze armate tedesche sono dichiarati prigionieri di guerra. Sono istituiti i tribunali di guerra. Essi siedono in permanenza e le loro sentenze sono emanate in nome del popolo italiano ed eseguite immediatamente. Il Comitato di Liberazione Alta Italia delibera. I membri del governo fascista e i gerarchi colpevoli di aver condotto alla soppressione delle garanzie costituzionali, di aver distrutto le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesso e tradito le sorti del paese e di averlo condotto all'attuale catastrofe, sono puniti con la pena di morte e nei casi meno gravi con l'ergastolo. Genova. Cade la munitissima Villa Raggio, si arrendono le batterie di Arzelli e di Borzoli, gli insorti irrompono nell'istituto idrografico, un gruppo di sappisti supera lo sbarramento dei tiri incrociati da Principe e San Benigno ed espugna all'altura di Granarolo, sede della radio. Venezia. Un improvviso combattimento divampa intorno alle carceri. Tedeschi fascisti hanno la peggio. Quando giungono i rinforzi, le celle dei politici sono vuote. Il CLN Alta Italia delibera. L'amministrazione delle aziende viene affidata ai consigli di gestione. La rappresentanza delle maestranze nei consigli di gestione viene affidata a rappresentanti liberamente eletti. Il CLN Alta Italia sostituisce il proprio presidente, l'indipendente Pizzoni, con il socialista Rodolfo Morandi. Primo pomeriggio. Dalla periferia milanese e oltre, da grossi e piccoli centri delle regioni, giungono notizie di azioni insurrezionali organizzate o spontanee. Un reparto della Muti con carri armati e autoblindi rioccupa dopo alcune ore di combattimento la Pirelli di via Fabio Filzi, dove la minaccia di compiere un eccidio non viene attuata grazie all'intervento di alcuni ufficiali tedeschi. Alcune ore più tardi è la volta della Breda, assalita dai tedeschi che vengono respinti. E si riescono invece a rioccupare le acciaierie della Dalmine, mentre i fascisti, ripresa la Caproni di Ponte San Pietro, uccidono e feriscono alcuni operai. Duri combattimenti a Parma, che sappisti e gappisti controllano solo nella parte nord-occidentale. A Fornovo, 6.000 tedeschi con mortai e artiglierie tentano invano di rompere la sacca in cui sono stati rinchiusi. Genova, verso il tramonto. Ho prelevato a Savignone, sede del comando, il generale Mainold e l'ho condotto con un'autoambulanza a Genova unitamente al suo capo di stato maggiore Asmus e ad un interprete. Lungo il viaggio il generale comunicò ai vari comandanti dislocati nella zona che si recava a firmare la resa. L'ho condotto a Villa Migone, abitazione del cardinale Boetto, prescelta quale luogo neutro d'incontro. Giungono poco dopo il presidente del CLN Ligure, l'operaio comunista Remo Scappini, con il rappresentante liberale Enrico Martino e il comandante della piazza di Genova, Maggiore Aloni. Tutte le forze armate germaniche di terra e di mare alle dipendenze del generale Meinhold si arrendono alle forze armate del Corpo Volontari della Libertà. La resa avviene mediante presentazione ai reparti partigiani vicini con le consuete modalità e in primo luogo con la consegna delle armi. Dal settore del porto, il capitano di vascello Berninghaus condanna a morte il generale Mainold e ordina la resistenza a oltranza. Ventimiglia e Sanremo vengono liberate dalla divisione Garibaldi Felice Cascione. Si combatte a Savona e Imperia. A Levante le formazioni della Coduri raggiungono Sestri e Chiavari. Iori, Pinancichero, Mingo, Gielle, Matteotti e Valbisagno penetrano nell'abitato di Genova. Arcivescovado di Milano. La delegazione designata dal CLN Alta Italia e composta dal generale Cadorna, Riccardo Lombardi e Achille Marazza intima a Mussolini e Graziani, che avevano richiesto l'incontro, la resa senza condizione. Mussolini chiede un po' di tempo per riflettere, invece fugge in direzione di Como. Torino, ore 21. Il colonnello Stevens, capo della missione alleata in Piemonte, senza aver consultato o avvisato nessuno, anzi ritirandosi in collina, fa diramare su carta intestata del comando militare piemontese un contrordine. A Torino, l'inizio dell'insurrezione è rinviato fino a nuova disposizione.
Ignari del contrordine, i CLN aziendali con migliaia di operai che alla fine dei turni non sono usciti, iniziano a scavare trincee, a innalzare barricate e a togliere dai nascondigli gli sparsi pezzi di armi automatiche, montarle e piazzarle. Si affrontano i primi scontri a fuoco con la convinzione che le formazioni partigiane stiano sopraggiungendo. Giovedì 26 aprile, ore 8. Le sirene del posto centrale di avvistamento suonano per 3 minuti ad annunciare la liberazione di Milano. Le guardie di finanza, postesi a disposizione del CVL, hanno preso possesso della prefettura del municipio. Riccardo Lombardi assume l'incarico di commissario per la provincia, Antonio Greppi quella di sindaco di Milano. Molti negozi già riaprono. La tipografia del Corriere della Sera è in mano ai patrioti. Genova ha due volti, il volto dell'esultanza e quello della minaccia ancora incombente. Bellinghaus non è il solo ad aver respinto l'ordine di resa. Le batterie di Montemoro seguitano ad avere le bocche da fuoco puntate sulla città. Tenta l'uscita dopo aver fatto saltare i depositi di munizioni e il presidio del porto di San Pier d'Arena, nonché i tedeschi dell'albergo Eden di Nervi, ai quali si sono aggiunte forze sbarcate per mezzo di zatteroni. Lungo la riviera di Levante muovono colonne di alcune migliaia di armati. Una di esse tenta addirittura di attraversare Genova. Bloccata, in parte si rifugia ai grattacieli della foce, in parte ripiega verso Uscio, su cui punta anche una colonna che risale dalla Spezia. Nemmeno lì passeranno. Al passo della scoffera saranno fermati dai sappisti contadini armati di moschetti di fucile 91 e di un'unica mitragliatrice. Torino. I tedeschi fanno sapere che sono disposti a sgomberare purché per 48 ore sia dato libero transito in direzione di Milano alla 34esima divisione corazzata e alla 5ª Alpenjäger, 35.000 uomini con artiglierie e mezzi corazzati dislocati a ovest della città. Il CLN per il Piemonte, assunti tutti i poteri, risponde. La resa deve essere incondizionata perché non possiamo permettere che rimangano armi nelle mani dei nostri nemici che possano colpire i nostri fratelli e i nostri alleati. Genova, ore 16. Ancora una volta suonano le sirene d'allarme. 2 cacciatorpediniere inglesi sparano da lontano contro le batterie di Montemoro. Sbagliano tiro e colpiscono l'abitato. Ore decisive per le sorti del porto. La distruzione dei suoi impianti significherebbe per Genova un lungo periodo di paralisi quasi completa. I matrosi di Bellinghaus e di Marò della decima MAS riescono a far esplodere depositi di munizioni a Calata Massawa. Sapisti del porto assieme a partigiani di montagna sferrano l'attacco. Anche Bellinghaus è costretto alla resa. Torino, ore 18. Il comando militare comunica al comando dell'ottava zona. L'ordine da voi ricevuto ieri sera alle 21 è falso. Il comitato militare regionale piemontese ordina di entrare immediatamente in città con tutte le forze disponibili. Barbato, comandante della zona, si è mosso. La divisione autonoma Monferrato è penetrata nei quartieri dell'Oltrepò, presidia i ponti e muove da Corso Casale verso il centro. Ma il ritardo causato dal contrordine di Stevens rischia di avere conseguenze gravissime. Fiat Mirafiori verso le 18. I tedeschi sono a pochi metri dall'entrata. I sappisti non mollano. Alcuni si preparano a bombe, altri le lanciano a grappoli contro i carri armati che si avvicinano. È un momento tragico. Che cosa faremo se entreranno? Il comandante della SAP ordina: tutti gli operai, anche se armati di pistola, restino nei reparti, in mezzo alle macchine. Dovranno pur scendere dai carri armati e quando saranno a piedi li ammazzeremo tutti. Dopo mezz'ora di battaglia, il nemico è ricacciato. Ore 21. 2 carri armati tedeschi Tigre attaccano lo stabilimento Lancia. La prima brigata Garibaldi passa al contrattacco. Dopo 55 minuti di lotta, l'avversario è costretto ad abbandonare il campo lasciando sul terreno morti e feriti. Le nostre armi erano una 30ina di moschetti, bombe a mano, bombe Molotov e dinamite. Stabilimento SPA. Da Corso Ferrucci e da via Montenegro il nemico inizia il cannoneggiamento della fabbrica e tenta di penetrarvi con 2 carri armati pesanti, un'autoblinda ed alcuni autocarri. Numerosi operai cadono combattendo. Dal Cuneense, notizie del 26 sera. La seconda brigata Saluzzo ha liberato Saluzzo e Savigliano, interrompendo la statale Cuneo-Torino.
La Valgesso ha liberato la valle fino a Terme di Valdieri e muove contemporaneamente ad altre formazioni sul centro fortificato di Borgo San Dalmazzo. La Val Vermenagna ha eliminato tutti i presidi nemici. La Val Roia difende contro i 3.000 tedeschi della zona la ferrovia del Col di Tenda e la centrale di San Dalmazzo di Tenda. A marce forzate giunge dalla Francia la Brigata Rosselli puntando su Cuneo. Comando regionale lombardo. Informazioni giunte entro la sera del 26. Pavia insorta è stata raggiunta e superata da formazioni dell'Oltrepò. La zona di Varese è praticamente sotto controllo. Movimenti nemici e scontri anche cruenti sono segnalati lungo le rotabili che da sud conducono a Milano, a Como, sulle due sponde dell'Ario e nella Valtellina. Liberata la Val Brembana, Matteotini, Carabinieri e Guardie di Finanza operano congiuntamente a Bergamo, costringendo alla resa il colonnello della Guardia Nazionale Repubblicana e altri comandi fascisti. Si combatte anche nel Bresciano. Di sera giungono a poca distanza da Genova le avanguardie della nona divisione Buffalo. Notte sul 27 aprile. Il comando regionale dirama da Padova l'ordine insurrezionale per tutte le formazioni del Veneto. Torino, alba del 27 aprile. Mezzi corazzati tedeschi percorrono le vie sparando a casaccio. Sappisti e partigiani si spostano a rinforzare i punti più minacciati, la Grande Motori, le officine Viberti, la Savigliano. Il comando piazza già si porta all'interno della Lancia. Noi del CLN, a nostra volta, ci trasferiamo tra gli operai della Conceria Fiorio. Genova. Degli ultimi centri di resistenza tedeschi, Monte Moro si arrende agli americani, gli altri ai comandi partigiani. Sponda occidentale dell'Ario, ore 15. Una colonna tedesca composta da una trentina di autocarri e di alcuni mezzi blindati viene fermata tra Musso e Dongo da una quindicina di partigiani della 52esima Brigata Garibaldi. Sul fondo di un autocarro travestito da tedesco c'è Mussolini. Torino. Alla Fiat Mirafiori si congiungono partigiani di montagna e operai. Milano, ore 17. Arrivano in città i primi partigiani, 500 delle divisioni Gransci e Aliot, giunti a marce forzate dall'Oltrepò Pavese. Sono pochi. È vero che la città è quasi interamente controllata dai patrioti, ma si tratta di alcune migliaia di volontari con armi leggere, mentre da sud-ovest e da ovest grosse colonne tedesche con artiglierie e mezzi blindati muovono verso la capitale lombarda. Milano potrebbe essere rioccupata e saccheggiata. Tra l'Adige e il Piave. Le divisioni Garemi e Ortigara impegnano i tedeschi in ritirata verso i valichi alpini e salvano gli impianti industriali di Schio, Valdagno, Piovene e Arzignano. A Pedescala, eccidio di civili. Vengono uccisi a tradimento il comandante e il commissario della divisione Ortigara venuti a parlamentare, nonché i partigiani sopraggiunti per la consegna delle armi. Sul Pasubio, sull'altipiano di Asiago, sul Grappa, i partigiani perdono tra morti e feriti 900 uomini. Padova, ore 20 e 30. Il commissario straordinario per il Veneto della Repubblica Sociale Italiana, Pizzirani, e il comandante regionale dell'esercito repubblichino Peano firmano il documento in cui... Vista la presente situazione e per evitare ulteriore spargimento di sangue, si conviene la cessione al Comitato di Liberazione Nazionale dei poteri e delle armi della Repubblica Sociale Italiana in tutta la regione Veneta. Contro i tedeschi la battaglia continua. A Saonara essi riescono a liberare 150 dei loro, accerchiati dai garibaldini. Prendono 50 civili e li fucilano. Informazioni giunte in serata al Comando Regionale Lombardo. Como e Bergamo sono in mano delle forze partigiane. A Lecco i tedeschi sono fermi. Alcuni reparti si arrendono, altri fanno sapere che si asterranno da azioni aggressive e che attendono l'arrivo degli americani. In Valtellina, Bormio e Sondrio sono libere, ma si combatte duramente contro i tedeschi e contro una formazione di 2.000 collaborazionisti francesi nella zona di Tirano e per la difesa delle centrali elettriche. Torino, verso mezzanotte. Le forze nemiche operanti in città, che si sono concentrate nella zona del Giardino Reale, forzano il passaggio attraverso la Dora, raggiungono l'autostrada e proseguono verso Chivasso. Il comando regionale invia alle brigate del Biellese il seguente marconigramma. Colonne 8.000 tedeschi et fascisti provenienti Torino in ritirata. Impedire che colonna raggiunga Milano. Ore 1 di sabato 28 aprile. Veneto. Il comando della divisione Garibaldi Nino Nannetti dirama l'ordine di attacco contemporaneo alle ore 18 su tutti gli obiettivi.
Gli eventi precipitano e le sette brigate delle Annannetti Ciro Menotti, Fratelli Bandiera, Fratelli Cairoli, Cacciatori delle Alpi, Cacciatori di Pianura, Mazzini e Tollot, sino dalle prime luci danno battaglia tra il Piave e il Livenza e le Prealpi Bellunesi. Venezia all'alba. La città è insorta. Edifici pubblici, radio e ferrovie passano nelle mani dei patrioti. Tedeschi e fascisti si concentrano nel porto, all'imbocco del ponte Venezia Mestre, nell'arsenale, in alcuni alberghi difesi da reticolati e mitragliatrici, al Lido. Milano, mattino. Per CLN Alta Italia, stop. Comando alleato desidera immediatamente informazioni su presunta cattura di Mussolini. Dico Mussolini, stop. Se è stato catturato, si ordina egli venga trattenuto per immediata consegna at comando alleato, stop. Suddetto ordine riceve assoluta precedenza. I mercate, ore 9.30. Farinacci, in fuga, è stato arrestato. Condannato dal Tribunale del Popolo, viene giustiziato in piazza. Milano, ore 9.30. L'ex segretario del partito fascista, Starace, è stato individuato tra la folla, vestito in tuta e con il bracciale tricolore. Viene giustiziato a Piazzale Loreto. Torino. Attraversiamo la piazza Statuto, entriamo in via Garibaldi. Apre il corteo un camion di partigiani armati. Vengono poi le nostre macchine. Poi altri camion di armati. Dalle finestre, dagli angoli delle strade, sparano ancora, ma la gente si riversa sulla via al nostro passaggio. Viva l'Italia! Viva i partigiani! Viva il CLN! Gridano e gettano fiori. A poche decine di chilometri a ovest della città, le due divisioni del generale Schlemmer sono ancora in pieno assetto di guerra. Ad esse si vanno aggiungendo i reparti che ripiegano da alcune ense e dalle valli Chisone e Dora. Schlemmer dichiara al cardinale Fossati che si aprirà il passaggio a est anche a costo di bombardare Torino con le artiglierie dislocate a Stupinigi e a Rivoli. Venezia, mezzogiorno. I tedeschi hanno piazzato delle motozattere con pezzi di artiglieria di fronte alla riva degli Schiavoni e minacciano di aprire il fuoco e di far saltare le zone minate se non si lascerà partire l'intera guarnigione. Di fatto, essi tentano di approdare alla stazione marittima per far brillare le mine predisposte. Dopo uno scontro ravvicinato, le imbarcazioni tedesche sono costrette a riprendere il largo. Valle d'Aosta, ore 14. Le formazioni che nei giorni 24, 25 e 26 hanno tagliato le nazionali a valle e a monte del capoluogo e ingabbiato il reggimento alpino e il gruppo di artiglieria tedesco già dislocati sotto il piccolo San Bernardo, entrano in Aosta. Sono salve tutte le centrali elettriche, le installazioni della Cogne, tutti i ponti stradali e ferroviari. Milano. Arrivano le formazioni della Valsesia e dell'Ossola. Impiegano 4 ore e mezzo alla folla straripante per raggiungere Piazzale Loreto, poi Piazza Duomo. Contemporaneamente scendono a San Siro alcuni paracadutisti della Special Force. Sono convinti che a Milano ci siano ancora i tedeschi. A Serragliate, all'Albergo Regina, ci sono tuttora il colonnello dell'SS Rauf e il generale Wenig. Sponda occidentale dell'Ario, verso le 15. Davanti al cancello di una villa, in località Mezzegra, il comandante Valerio comunica a Mussolini. Per ordine del comando del Corpo Volontari della Libertà, sono incaricato di rendere giustizia al popolo italiano. Mussolini è fucilato, insieme a Claretta Petacci. Ore 16.30. Sulla piazza di Dongo sono fucilati 15 tra i massimi esponenti della Repubblica di Salò, tanti quanti gli ostaggi trucidati a Piazzale Loreto. E a Piazzale Loreto, appunto, che saranno portati i corpi di Mussolini e dei suoi seguaci. Tardo pomeriggio. Sono libere tutte le valli che confluiscono verso Cuneo, ma in città la lotta è ancora cruenta. Con pezzi anticarro e mitragliatrici, nei bunker e dietro le barricate, i tedeschi controllano il corridoio che dovrà essere tenuto sgombro a tutti i costi perché le divisioni in ripiegamento dalla Liguria e dal fronte alpino possano marciare rapidamente verso la zona di radunata. La sparatoria è intensissima. Al calar della notte i tedeschi forzeranno una via d'uscita lungo la provinciale di Fossano. I tedeschi, isolati al passo dei Giove, si sono arresi. Serravalle Scrivia è stata sgomberata.
Da 3 giorni la 107esima Brigata Garibaldi e i battaglioni della Monferrato e della Matteotti premono lungo il Tanaro sui sobborghi di Alessandria. Sopraggiungono le forze che hanno liberato quasi tutti i centri della provincia e convergono sul capoluogo, dove il rappresentante designato dal CLN è già insediato nel Palazzo del Governo. Il generale Hildebrandt, dopo lunghe trattative alternate a minacce, si decide di salire sulla macchina del CLN, scortato da 4 patrioti, e a firmare la resa. Con lui si arrendono 35.000 tedeschi. Piacenza. Dopo 3 giorni di attacchi e di contrattacchi, le divisioni del CVL Piacenza, Valdinura e Bersani entrano in città con alcune ore di anticipo sulla colonna corazzata statunitense che risale da Parma. Milano. Entrano in funzione nei maggiori complessi industriali gli organismi istituiti dal Comitato di Liberazione Nazionale e dalle maestranze, cioè l'ufficio approvvigionamenti in vista dell'immediata ripresa del lavoro, l'ufficio assistenza, l'ufficio per l'epurazione. Bergamo. Si sono congiunti partigiani e alleati, i quali stanno risalendo l'Adige verso Trento e Bolzano e spingono 2 divisioni, da est verso ovest, lungo le strade pedemontane a nord di Milano. Venezia, sera. È stata raggiunta una intesa con il comando della Marina tedesca. I marinai potranno evacuare alla condizione che consegnino le carte indicanti le zone minate, ma le carte non vengono consegnate e la minaccia seguita a gravare sulla città. Alba del 29 aprile. Le carte con le zone minate vengono consegnate. Comincia l'esodo dei marinai. Le rimanenti forze tedesche, 3.000 uomini circa, sono fatte prigioniere. Zona Piave. L'intera fascia pedemontana fra il Brenta e il Piave e oltre fino a Livenza è libera. Nella sola zona a sud del Grappa sono stati fatti 8.000 prigionieri. Punto chiave della zona è la rotabile Conegliano Vittorio Veneto fra l'Alto Ponte delle Alpi. Su questa strada, infatti, muove una lunga colonna di automezzi tedeschi al comando del generale von Kamps, preceduta da carri armati. Fra Conegliano e Vittorio Veneto, la colonna, costretta a fermarsi per sgomberare uno sbarramento di tronchi, viene attaccata. Von Kamps scompare. Tocca al colonnello Gheriche firmare la resa nelle mani di Bianco e di Pagnoca, comandanti il gruppo brigate di Vittorio Veneto. Alcune ore più tardi, von Kamps viene scovato solo seduto sul ciglio della strada. Scrive su un foglietto: «Wir kapitulieren mit allen Waffen». «Ci arrendiamo con tutte le armi». Vicenza, insorta il 28, si libera con il concorso di alcune formazioni partigiane. Entrano a Padova provenienti da Ferrara avanguardie dell'ottava armata. Torino, pomeriggio del 29. A ovest della città i partigiani sono costretti a dare il passaggio alla 34esima divisione tedesca. Il patto è che transiteranno senza commettere violenza. A mezzanotte i tedeschi circondano l'abitato di Grugliasco e catturano 58 sappisti. Li seviziano e li uccidono con altre 7 persone. Trieste, domenica 30 aprile. Nelle prime ore del mattino il comando piazza dà l'ordine dell'insurrezione. La lotta si estende rapidamente dal mare alla collina. Il nemico va concentrando le sue forze nella zona portuale e nel castello fortificato di San Giusto. Chivasso. Avanguardie della colonna tedesca che ripiega da Torino verso est e che strada facendo ha trucidato nelle loro case 29 persone, si avvicinano alle linee partigiane nell'intento di aprirsi il varco e all'improvviso aprono il fuoco. Cadono 25 garibaldini. Dopo alcune ore di battaglia il comando raggruppamento divisioni garibaldi del Biallese potrà telegrafare al comando militare regionale piemontese: il vostro ordine è stato eseguito. Trieste, verso sera. Gli operai hanno occupato l'arsenale del Lloyd triestino e i cantieri San Marco. I combattimenti continuano attorno ai capisaldi tedeschi. I tedeschi sparano dagli zatteroni contro la prefettura e il municipio, dove il CLN si è insediato assumendo i poteri di governo. Nel frattempo si intensificano sul Carso triestino gli scontri fra le truppe jugoslave che sopraggiungono e la difesa esterna tedesca. Belluno. Giunge da Feltre una divisione corazzata del 10° corpo d'armata tedesco al comando del generale von Arnim. Rompe lo schieramento dei partigiani, uccidendone alcuni, bruciando i feriti. Attraversa la città prendendo ostaggi che vengono messi in testa alla colonna. Prosegue lungo la destra Piave. Tra Baldenic e la Rossa, sulla colonna si rovescia una valanga di bombe di una formazione aerea americana.
Quelli che cercano scampo si trovano sotto il fuoco dei partigiani appostati di qua e di là della strada. La colonna è distrutta. Frammisti ai tedeschi giacciono 9 di coloro che erano stati presi come ostaggi. Trieste. Il 1° maggio al mattino arrivano le prime unità della 4ª armata e del 9° corpus jugoslavo. Ingiungono agli insorti di deporre le armi e, dopo alcuni incidenti, il CLN ordina ai suoi volontari di ritirarsi dalla lotta. Una parte degli insorti, ignorando tale disposizione, continua a combattere fino al 2 maggio, quando i tedeschi si arrendono agli jugoslavi e ai neozelandesi sopraggiunti. La lotta si sposta e si protrarrà più giorni dopo il 2 maggio, data ufficiale della fine della campagna d'Italia, in Carnia e in alcune valli del Trentino. Nelle giornate insurrezionali, il Veneto ha avuto complessivamente 2.198 morti e 4.800 feriti. Dalle grandi città operaie, ai piccoli borghi della pianura e delle valli alpine, ovunque si celebra la festa del lavoro. Le sinistre chiedono la Repubblica, la punizione dei responsabili, la vocazione dei profitti di regime. Alle 22:20, nella cancelleria del Reich, Hitler si uccide. Achtung, hier ist der Großdeutsche Rundfunk. Deutsche Männer und Frauen, Soldaten der deutschen Wehrmacht. Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen. 8 maggio. Churchill annuncia la capitolazione tedesca. Yesterday morning at 2:41 a.m. at General Eisenhower's headquarters, General Jodl signed the act of unconditional surrender of all German land, sea and air forces in Europe to the Allied Expeditionary Force and simultaneously to the Soviet High Command. Tutti i patrioti del CVL. La guerra eroicamente sostenuta per 20 mesi contro l'invasione tedesca e i traditori fascisti è vinta. Tutti i patrioti si dovranno presentare ai centri di raccolta appositamente istituiti, dove, dopo la consegna delle armi, sarà provveduto alla loro sistemazione. Ai patrioti smobilitati sarà consegnato un attestato individuale di benemerenza e sarà corrisposto un premio in denaro.